Torniamo nel suo studio. Era un po' museo, ora diventerà il suo museo. Poco più di un anno è passato da quando Trilussa ci leggeva una delle sue ultime poesie. Ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillà povera pecora, strillò povera lana. Nemmeno una sospettosa censura era riuscita a far tacere Trilussa. Non lo farà tacere la morte, se anche gli ha fermato la mano. Oggi, qui, presso lo zoo, si rievoca il poeta degli animali parlanti. Ascoltiamo la Magnani. Con una grande emozione che mi rimane. Mi metto a recitare delle poesie romanesche, io che sono romano. Appunto perché si tratta di Trilussa. Era un mio grande amico. E credo che mi volesse tanto bene. Di questo sono sicuro. Il sindaco di Roma e le altre autorità sono qui anche come figli della città che, con Trilussa, ha trasfigurato il proprio umore satirico in una vena di poesia. Il coccodrillo vivente. Signori, il coccodrillo è un animale come loro vedranno dal groppone che ha la pelle durissima, la quale gli resiste alla palla del cannone. Questo che ci presenta nel gabbione è un anfibio vivente al naturale e c'ha la stessa ferocia d'un leone e nasce nella parte tropicale. E vive drente fora il fiume Gange, è morto voracissimo, e c'è il detto che prima mangia il buomo e poi lo piange. Lagrimando si dà per le campagne, entrate nella gabbia, ve l'ho messo, così ci fate vedere come piange.